Oggi parleremo di un componente fondamentale per poter realizzare un pacco batterie al litio, che sia 12 volt, 24 volt o 48 volt, che sia per il nostro impianto fotovoltaico, per il caravan, il camper o la barca a vela. Buona visione e iscrivetevi al canale. Il componente è questo, è il BMS. La sigla significa Battery Management System, ovvero il sistema di gestione della batteria. Diciamo subito che ogni BMS è adatto per un tipo di litio, ovvero c'è il BMS per le Li-ion, per le LiFePO4 o per le LTO. Non possiamo usare un BMS in maniera generica, a meno che non compriamo un BMS programmabile che ha tutte le funzioni impostabili. Allora in questo caso andiamo a scegliere noi tutti i vari parametri, e i parametri sono veramente tanti, perché questo strumento, che sia da 40 A come questo o che sia da 500 A, serve a gestire le batterie al litio, a evitare che esplodano. Serve a evitare che si rovinino irriparabilmente, perché non dimentichiamoci che quando le batterie al litio scendono sotto la soglia limite di tensione si rovinano irreparabilmente, e se salgono sopra la soglia limite di sicurezza possono bruciare o esplodere. Quindi il BMS controlla la carica delle batterie. Quando la corrente arriva dal regolatore di carica, passa attraverso il BMS, entra nelle batterie e va sempre attraverso il BMS all'inverter. È una funzione importante che serve a evitare il cortocircuito, protegge dal cortocircuito, dall'inversione di polarità, dalla sovraccarica, dalla sovrascarica, dalle temperature eccessivamente basse o eccessivamente alte. Quindi è un piccolo strumento elettronico senza il quale le batterie al litio non possono essere gestite. Per gestire delle batterie al litio senza pericolosità e senza BMS dobbiamo stare molto all'interno dei parametri di minima e di massima delle batterie stesse. Ma in questo modo cosa avremmo? Avremmo delle batterie da 100 A, ipotizzando, che utilizzeremo 30, 40, 50, 60 A massimo, per evitare di far uscire le batterie dai parametri. E questo solo nel caso che le batterie fossero nuove, perché se le batterie sono usate e sbilanciate, allora in quel caso, anche stando all'interno di questa soglia, avremmo comunque una pericolosità. Ecco perché è uno strumento essenziale, ed è uno strumento che rende l'uso delle batterie al litio un po' complesso. Ecco perché ancora molti sono sul piombo, che invece è molto facile. Le piombo acido libero basta buttare dentro corrente e prelevarla, anche se vanno in sovraccarica, anche se le scarichi tanto, basta fare una desolfatazione. Guardate tutti i video che ho postato per quanto riguarda le batterie al piombo. Però oggi la tecnologia ci dirige verso le litio, perché sono potenti, hanno efficienza, hanno carica rapida, hanno scarica rapida, e quindi dobbiamo per forza gestirle con questo strumento, che non costa tanto ma ci dà all'interno del nostro pacco batterie, che sia 12, 24 o 48, la sicurezza massima. Diciamo subito una cosa importante: il BMS riesce a muovere la corrente che dai pannelli fotovoltaici arriva alle batterie, ma non ha un'efficienza elevata, nel senso che le celle spesso anche col BMS sono un po' sbilanciate. Ecco perché io consiglio sempre, lo vedremo nei prossimi video, di abbinare a un BMS anche un equalizzatore attivo, che invece ha proprio la funzione di lavorare solo all'interno delle celle, e quindi ha la funzione di prelevare dalla cella più carica per dare alla cella meno carica. Lo possiamo considerare uno strumento elettronico generoso, che toglie a chi ha di più per dare a chi ha di meno. Ora, con questa funzione dell'equalizzatore attivo e del BMS insieme, combinata, e vedremo anche i vari montaggi, vedremo come si combinano per lavorare insieme e mantenere le batterie sempre bilanciate. Bilanciate significa che devono avere le batterie sempre o quanto più possibile
la stessa, quasi identica carica in termini di tensione. Se abbiamo un pacco batteria a 12 volt, abbiamo le celle a 3,60, 3,61, 3,59, 3,60, questi sono i parametri entro i quali il bilanciatore insieme all'equalizzatore attivo devono lavorare. Non possiamo avere una cella a 3,60 e l'altra a 3. È uno sbilanciamento esagerato che obbligherebbe il BMS a intervenire bloccando la carica o bloccando la scarica con tre celle completamente cariche, ma la segnalazione che lui dà è non c'è più corrente perché una di quelle è già andata ai minimi livelli. Per proteggere quella cella ed evitare di bruciarla, lui interrompe tutto il circuito. Attenzione, vi ricordo una cosa fondamentale. Quando il BMS interviene, stacca la corrente dalla batteria al regolatore di carica. Significa che il regolatore di carica continuerà a essere connesso ai pannelli fotovoltaici, rovinandosi, bruciandosi. Ci sono alcuni inverter con regolatore di carica incorporato che hanno questa protezione, cioè se non c'è la batteria proteggo l'inverter, proteggo il regolatore di carica e quindi stacco i pannelli, ma non tutti gli inverter sono con regolatore di carica incorporato e con questa protezione. Quindi quando stacchiamo la batteria prima di staccare i pannelli fotovoltaici rischiamo di bruciare il regolatore di carica. Ecco perché il BMS lo possiamo considerare anche uno strumento pericoloso. In che senso? Se sbagliamo i parametri e le varie tarature dei voltaggi di minima, di massima, di intervento, di cutoff della temperatura, eccetera, lui potrebbe sganciare e noi abbiamo tanta corrente che sta ancora entrando nel regolatore di carica, si brucerà. In quel caso il regolatore di carica si brucerà. Quindi facciamo molta attenzione: se facciamo un impianto con batteria al litio, qualsiasi litio, e montiamo un BMS, prima di andare in definitiva, prima di attaccare tutti i pannelli, prima di essere sicuri e usare appieno l'impianto, andiamo a verificare che tutti i voltaggi, e alcuni li indicherò anche in questo video, siano perfetti per la protezione delle batterie e quindi anche della nostra sicurezza e per la protezione degli strumenti elettronici, altrimenti invece di avere un potente, utile pacco batteria al litio avremo solamente la devastazione di un impero economico che sono tutti gli strumenti che a catena potrebbero rovinarsi, batterie in primis. Quindi voglio riepilogare che il BMS è uno strumento essenziale ma va trattato come un gioiello, cioè va tarato e va impostato per proteggere l'impianto e per proteggere la nostra sicurezza. Come si risolve questo problema, ovvero la bruciatura del regolatore di carica? Alcuni hanno adottato un sistema che è efficace, però consuma sempre un po' di corrente, cioè interpongono un relè tra il P-, ovvero il polo del BMS, e il polo positivo dell'alimentazione della batteria. In questo modo il relè rimane alimentato, come tutto l'impianto, dal BMS. Quando il BMS decide per un qualsiasi motivo, anche casuale, potrebbe bruciarsi, di sganciare il polo che alimenta il regolatore di carica e l'inverter, a questo punto questo relè, non essendo più alimentato, anch'esso sgancia i pannelli. Quindi i pannelli non manderanno più corrente nel regolatore di carica e salveremo il regolatore di carica. Relè ce ne sono sia quelli classici che anche quelli allo stato solido, possiamo utilizzare quelli che vogliamo, però hanno un assorbimento perché loro sono sempre a circuito chiuso per permettere al fotovoltaico di mandare la corrente al regolatore di carica. Il momento in cui questo non dà più l'alimentazione attraverso il P- al relè e all'inverter, nonché al regolatore di carica, a questo punto il relè si ferma, si interrompe, salvando il regolatore di carica. Ora, come connettiamo il BMS? Abbiamo in questo tipo di BMS due contatti. Uno si chiama P- e l'altro B-, Palermo-Bologna. Ora,
in questo P- connetteremo l'inverter e il regolatore di carica. In questo B- la batteria. Ora, come vedete, i colori sono diversi da quelli a cui siamo abituati, cioè rosso e nero, per un semplice motivo, perché questo non va al positivo della batteria, questo è il negativo dell'impianto, questo è il negativo dell'impianto. E il positivo dove va? Il positivo va a tutti i positivi direttamente. Ecco che quindi andremo col BMS e con l'elitio a lavorare un po' al contrario di come siamo abituati. Cioè, quello che staccherà tutto il sistema è il negativo. I positivi sono diretti. Vanno direttamente all'inverter, vanno direttamente alla batteria e vanno direttamente al regolatore di carica. Qua c'è anche un positivo, lo vedremo fra qualche istante, che sono esattamente i contatti che dovremo attaccare a ogni singolo polo delle batterie. Perché non dimentichiamo che il BMS serve quando abbiamo le batterie in serie. Se noi avessimo, per ipotizzare, un impianto a 3,2 volt in parallelo, non serve il BMS, perché le batterie in parallelo si bilanciano sempre da sole, sono sempre uguali. Ma dato che dobbiamo alzare i voltaggi facendo una composizione in serie, noi avremo un BMS con 4 cavi positivi per un impianto 12 volt, con 8 cavi positivi da mandare alle singole celle nel caso di un impianto a 24 volt e con 16 cavi positivi nel caso di un impianto a 48 volt. Un dettaglio doveroso: i BMS ci sono a porta comune come questo oppure a porta separata, poi vedremo i vari prodotti che andrò a testare nei vari video che vi invito a guardare. Ora, a porta comune abbiamo solo due cavi, il P- Palermo e il B- Bologna. Invece, in quelli a porta separata, avremo un terzo cavo che si chiama C come Como, C-. Questo cavo è esattamente quello che separerà il regolatore di carica che andrà sul C e l'inverter che andrà sul P. Ma ricordiamoci che questo cavo blu sarà sempre diretto alla batteria. Questo è il meno della batteria. Il resto andrà a gestire tutto l'impianto. Non cambia nulla. Quelle a porta separata sono più efficienti, però anch'essi hanno la problematica che in caso stacchino il regolatore di carica potrebbero i pannelli bruciare lo stesso regolatore di carica, perché entrerebbe corrente che non è gestita o assorbita dalla batteria, andrebbe a bruciare alcuni integrati, alcuni componenti fondamentali del regolatore di carica. Quindi ricordiamo, o tariamo bene il tutto o dobbiamo posizionare un relè che protegga il regolatore di carica da questi eccessi di corrente che potrebbero entrare nel momento in cui questo dovesse sganciare la batteria dall'impianto. A questo punto, quando abbiamo installato il BMS, dobbiamo installare anche i cavi che vanno in maniera specifica ai poli della batteria. Innesteremo il cavo all'interno del BMS e andremo poi ad attaccare tutti i cavi ai poli della batteria. Vedremo un video specifico col montaggio di queste cose, comunque ve lo posso anche brevemente riassumere. Qui, come vedete, c'è un cavo nero, che ovviamente è il negativo, e ci sono 4, perché questo è un impianto da 12 volt, quindi con 4 batterie al litio, 4 cavi rossi che andranno ai poli positivi delle batterie. Questo andrà al polo negativo delle batterie. In questo modo lui andrà ad aggiungere corrente là dove mancherà, le celle in cui mancherà corrente. Cosa veramente importante, la vediamo adesso attraverso le schede, è la taratura di tutti i voltaggi di un BMS. Oggi ne riassumeremo alcuni, quelli fondamentali. Molti mi chiedono qual è il livello massimo di tensione che devo mettere, quello minimo, quello di bulk, quello di assorbimento, quello... Ricordiamo che
le batterie a litio non hanno l'assorbimento e non hanno l'equalizzazione, quindi nell'inverter, se è un inverter non per litio ma che adattiamo alle litio, dobbiamo togliere l'assorbimento, la seconda fase. Ricordiamo che sono tre le fasi, bulk, absorption e floating, e poi c'è l'equalizzazione. L'equalizzazione non si fa sulle litio come non si fa sulle AGM e sulle gel, e l'assorbimento non si fa sulle litio. Bisogna perfezionare la funzione di bulk e quella di flottaggio. Quindi i pannelli porteranno le batterie alla massima carica da noi stabilita, dopodiché scenderanno al mantenimento. Questa è una cosa fondamentale per evitare di danneggiare le batterie. Un piccolo dettaglio, ricordiamoci che il BMS va posizionato vicino alle batterie perché ci sono anche i sensori di temperatura, massima temperatura e minima temperatura, non va posizionato lontano, ma nel contempo ricordiamoci che essendo uno strumento che dissipa e quindi scalda, non va mai appoggiato alle batterie, quindi manteniamo una distanza giusta e posizioniamolo vicino, nelle vicinanze del pacco batteria. Questo è fondamentale per evitare surriscaldamenti delle batterie al litio, che non devono mai essere portate al di sopra dei 40 gradi. Alcuni dicono 50, ma stiamo su una soglia protettiva. E ricordiamoci che non devono essere mai ricaricate al di sotto dei 5 gradi. Se noi consumiamo le batterie al litio e le abbiamo posizionate sul terrazzo che non è riscaldato, d'inverno arriviamo a 0 gradi. Quando le abbiamo consumate, il momento in cui il giorno dopo il sole comincia a ricaricarle e la temperatura delle batterie è 0 gradi, le roviniamo irreparabilmente. Come stavo dicendo, quindi i parametri di tensione da utilizzare nel BMS sono tanti. Oggi non parleremo di quelli di temperatura, tanto vi ho già accennato che non devono andare oltre una certa temperatura e sotto una certa temperatura. Ricordiamo che invece le titanato di litio sì, quindi è tutto un altro discorso, ma veramente oggi le titanato di litio, le LTO, costano veramente tanto. Ora, i parametri, prima di farvi vedere le schede, voglio sintetizzarvi una cosa che vi resta impressa perché è molto importante. Noi abbiamo nei parametri due componenti che dobbiamo tarare. Uno è l'inverter e l'altro è il BMS. Il bilanciatore attivo non viene tarato perché viene solo montato nelle batterie e serve a spostare la corrente. Quindi questi due prodotti che dobbiamo tarare devono lavorare uno all'interno dell'altro. E già vi sto dicendo una cosa molto importante, mi spiego meglio. Il BMS va tarato solo come emergenza, quindi i parametri minimi e massimi del BMS saranno i più distanti, mentre all'interno di questi parametri tareremo l'inverter. Perché questo? Perché se stiamo andando sotto soglia, non sarà il BMS a staccare tutto rovinando il regolatore di carica, ma sarà l'inverter a gestire tutta la corrente. E se stiamo andando sopra soglia, ancora una volta, non sarà il BMS a staccare tutto rovinando il regolatore di carica, ma sarà l'inverter a gestire il bulk e quindi interrompere la carica. Se qualcosa dell'inverter non funziona in questi parametri stretti, gli altri che sono sopra e sotto andranno a intervenire, allora quello sarà un'emergenza che salverà le batterie. Quindi i parametri che io vi farò vedere adesso sono molto semplici. Alcuni mi chiedono quant'è carica la batteria al 90%, all'85%, al 70%. Sono tutti relativi. Io li definisco personalmente, mi scusino quelli che invece li usano in maniera fondamentale, per me sono inutili. Perché? Perché quando abbiamo il parametro minimo e il parametro massimo, quello è l'utilizzo a 0, che non va mai fatto, e l'utilizzo a 100, che per far durare la batteria di più non va mai fatto, ed è un utilizzo ideale per le batterie a litio. Teniamo presente che le case costruttrici, quando dicono la batteria a litio dura 10 anni se usata all'80%, non significa che se la usiamo al 100% dura meno e si brucia, ma parliamo di carica residua, ovvero durerà meno come carica al 100% e dopo 10 anni avremo una batteria all'80, al 70, al 60%, ma potrà andare avanti ancora tanti anni. Quindi quello che dico io, cercate un vostro equilibrio personale per poter utilizzare la batteria a una percentuale
tale da non rovinarla, perché se carichiamo sempre al 100% e andiamo al 5, 7, 10, le batterie potrebbero per eccesso di carica gonfiarsi. Quindi poi vedremo anche nel montaggio delle batterie, bisognerà evitare il rigonfiamento delle pareti della batteria, che nel tempo avviene, può avvenire. Ecco perché tendiamo a caricarle al 90%, all'85%, e gli diamo anche più longevità in termini di carica residua fra 10-15 anni. È un discorso molto lungo. Quindi questo va ottimizzato in tal senso. Ognuno di noi si può sbizzarrire riflettendo sul proprio impianto personale, anche in funzione degli assorbimenti e in funzione della quantità di pannelli che buttano nelle batterie corrente. Se la corrente è tanta, dovremo tenere un voltaggio diverso da un pacco batterie che ha pochi pannelli fotovoltaici. Queste considerazioni le faremo insieme. Andiamo quindi ad analizzare le tabelle, e queste tabelle tengono conto di due parametri fondamentali che dovete ricordare per quanto riguarda le LiFePO4, cioè le litio ferro fosfato. Il parametro minimo al quale le batterie si bruceranno è 2,5 per ogni cella. A questo punto tutto il ragionamento lo faremo per proteggere le batterie da una sovrascarica e per proteggere le batterie e noi da una sovracarica, che è ancora più pericolosa. Di conseguenza, se abbiamo un impianto a 12 volt moltiplicheremo per 4, se abbiamo un impianto a 24 volt moltiplicheremo per 8 e se abbiamo un impianto a 48 volt moltiplicheremo per 16. Quando leggete in internet parametri che a volte vengono menzionati un po' a caso, fate un po' le divisioni. Questo è un impianto 48 volt diviso 16, che cosa mi dà? Non può darti 4,8, perché se rispetti quello brucerai le batterie. Allora autogestiamo nel mio canale di Fai da Te la consapevolezza di cosa stiamo facendo per ogni singola cella. Spero anche questo video sia stato interessante, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo, buona serata.